Sono piuttosto emozionata perché stavolta sono stata chiamata da un cliente che ha già la... Oh mio Dio, che bella! Ma buonasera, buongiorno, come sta? Ma salve, ma tutto bene? Ma che bella casa! Allora, innanzitutto, complimenti. Questa è la casa più bella che vedo finora, eh. Ma cioè... l'ho addocchiata subito, ti giuro, ne sono innamorato. No, ma è bella. Allora, poi io immagino che questa casa abbia un giardino pazzesco. Perché... Oh, ma è in riva al mare! Non so se hai visto bene il retro, guarda che bello! Oh mio Dio, è in riva al mare! Non ci credo. Hai anche il molo privato. Però non ho una barca. Allora, guarda, per la barca non so se ti posso aiutare, ma per fare una spiaggetta privata c'ho delle cose che, mamma mia, proprio... Vabbè, nel caso andrò a piedi, nuoterò con le pinne. Ma con le pinne anche, ma non ti preoccupare, abbiamo anche il reparto mare. Allora, fammi fare... Oh, la serra. Oh mio Dio, la serra. Guarda, ho dei prodotti per la serra ho che sono... Ho visto delle api lì dentro. Oh, ci sono le api? Amore, io davvero! Oh mio Dio, che bello! No, allora, guarda, c'ho dei prodotti per giardinaggio che sono una cosa fenomenale. Allora, no, io ti prego, ne sono innamorato, va benissimo. Allora, io portami, mi intrufolo. Dove devo fare cose. Allora, io mi intrufolo perché voglio vedere un pochino. Oh mio Dio, allora, questa è la porta d'ingresso, mi piace. Allora, qua facciamo una bella cucina. Qua facciamo una bella sala da pranzo per fare la colazione con i pancake. Immagino pure un bel tavolo. Qua viene un salotto gigantesco, con un bel TV al plasma qui. Mi piace, mi piace. Allora, qui abbiamo il retro, qua c'è il tuo garage. Il garage non ci interessa. Bello spazioso, che tanto ho solo una macchina. Perfetto, ci possiamo mettere le cose per il giardinaggio. Allora, qua sopra... Oh mio Dio, allora, questo spazio è molto ampio. Possiamo mettere anche qualcosina, anche un secondo salottino. Oh mio Dio, questo bagno è gigante! Ok. Ti immagini una doccia del genere? Oh mio Dio, una doccia... Già c'ho qualcosa in mente e che... con la vista mare, guarda! Oh mio Dio! Con la vista mare tu ti metti e fai qui, tipo con la vasca, ti bevi un cocktail e guardi fuori. Ok. No, ti giuro, è il mio sogno. Oh mio Dio! Allora, questa stanza... come camera da letto è un po' piccina, eh? Ci dobbiamo pensare. Questa qui... Oh, questa mi piace! Questa, allora, magari lì faccio tipo zona svago, poi vediamo. Allora, guardati qui, ti dico. Qua, camera da letto. Di qua facciamo una gigantesca zona svago. Questa cabina armadio. Oddio, che tu, così grande! Che tu vieni in bagno, tutto con l'accappatoio, l'asciugamano in testa, vieni qua e ti cambi. Oh mio Dio, ok, perfetto. No, ti giuro, ho le lacrime, oh giuro. Mio Dio, già mi sto immaginando di tutto. Allora, ti porto in questo magico mondo che dobbiamo andare, purtroppo dobbiamo camminare. È laggiù. Guarda, andiamo la mia, a piedi? Forse la mia bicicletta ha due posti, prova a salire. Provo. Oh sì, andiamo. Oddio, che bello. Allora, andiamo e ti porto in questo posto bellissimo che è Craftikea. Dove no, i no, sogni ti prego, diventano... Ne ho sentito parlare. Sono bellissimi. Ho bisogno di andarci. Allora, qua parcheggiamo la nostra biciclettina. E veramente, allora, prego, fatti investire da questo cerchio di bollicine che no, ti vabbè. Porteranno nel mondo dei sogni. Che magia è mai questa? Benvenuto da Craftikea. Sono pronto a far la spesa. Allora, vieni su. Wow, che partiamo. Mamma mia, ma che bello. Allora, guarda, tipo ad esempio qua, vedi, c'è questa bellissima parete con questi bellissimi fiorellini che secondo ma me sono nella... stupendi. Nella serra, secondo me, ci sta da Dio. Me la immagino già in casa, no? Davvero, la voglio. Ok, allora, iniziamo col prendere questa. E seguimi. Allora, io direi che comincio, cioè facciamo un giro velocissimo. Tipo ti faccio vedere, qua ci sono degli esempi di soggiorno. Tutta questa roba viola. Allora, questo non ti preoccupare. Il tuo colore è il viola, la tua casa sarà tutta viola e anche un po' rosa. Allora, se c'è qualche articolo particolare che ti piace, sì, fammelo sto sapere. Sto tocchiando un po' in giro, vediamo. Oddio, questo tavolino del tè. Ok, prego, perfetto. Lo voglio. Allora, dunque, il tavolino quello là è questo qui. Questo qui è bellissimo, ce l'ho anch'io a casa, è fantastico. Mentre invece per il divano preferivi qualcosa ad angolo o adesso qualcosa? Adesso torno subito indietro, guardo. Abbiamo questo secondo modello. Me meglio questo qua, sì, dritto. Questo perché qui. Perché ad angolo ecco magari qua. Non c'è tanto spazio. Hai ragione. Così puoi mettere anche un paio di poltroncine se ti piacciono di più, tipo oppure queste. Oppure delle belle lampade. Sì, le lampade. Allora, le lampade sono bellissime. Dunque, qui ce le abbiamo. Vediamo un po' perché altrimenti... Ah, che schifo! Non ti avvicinare, lì c'è un serpente.
Oh no, 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 andiamo via dal serpente, lo so, che schifo, ogni volta mi fa prendere un colpo. Allora, vuoi una televisione? Un bel televisore? Quella lì è gigante. Ok, questa qui, allora ti prendo... Posso permettermela? Non ti preoccupare, fornisce tutto la causa. Ah, ok, va bene, perfetto, mi affido a te. Allora, qua prendiamo anche un paio di casse che ci stanno bene. Quello che voglio farti vedere è questo. Il letto a baldacchino. Guarda te! No, pure sti specchi. Allora, gli specchi sono fenomenali, sono una cosa... Allora, guarda, innanzitutto ti prendo il letto a baldacchino. E sì, direi che ti metto... una principessa, cioè, allora, ma lo voglio. Metto tutto qua dentro, ecco qua nel carrellino. Allora, ti faccio vedere. Qui abbiamo, a parte non credo che ti interessino gli ospiti. No, allora, in realtà sì, una stanza sì va bene. Che okay, magari può per l'amico... Però nient'altro. Ok, allora, interessa un lettino a castello, una culla a seconda dell'età dell'amico, tipo no, se Alex piccolino ci vuole. Ok, mettiamo questa qui, questo bel lettino, ecco qua. Allora, guarda, vi faccio vedere. C'è questa qui, che è bellissimo. Lo voglio, ti giuro. Ma poi pure quello a destra che c'ha le luci. Allora, questo qua che c'ha le luci. Allora, questo secondo me è bellissimo. Poi, allora, c'è l'armadio. C'è questa qui che si può mettere ai piedi del letto, che si apre pure, ti faccio vedere, guarda che bella. Eh sì, la cassapanca, che bella. C'è questa o c'è anche questa qui, che questa però c'è il giocattolo lì dentro. Direi quella di sinistra. Questa qui che è molto bella, possiamo farla anche viola. L'armadio possiamo avere questo qui se vuoi un armadio in camera, no, altrimenti... Vuoi dire armadi? Ok, io ho perfetto, tanto spazio. Allora, per gli armadi ci penso io, ti prendo un paio di queste. Anche tre, sì. Vabbè, guarda, sono okay, contento. Poi lascia fare a me, ti prendo un comò, tipo questo qui, vediamo un po', mi piace, non mi piace. Questo mi piace. Oh, questo c'è gli sportellini. Quello con i cassetti è più chic. Ci metti qualsiasi cosa, va bene. Ok, allora vediamo un po', prendiamo questo qua che mi piace. Poi ti prendo i comodini, perché sono molto carini, prendiamo due. Gli specchi, allora, quali no, preferisci? No, è la mia parte preferita, lo specchio. Allora, preferisci questo o questo qua? Quello dietro, devo dire. Allora, ne prendiamo un paio. Poi, allora, cassaforte, ti interessa cassaforte? Ma sì, dai, per beni preziosi. Ok, mettiamo qua per qualcosina tipo di preziosino. Allora, gli specchi migliori sono nel bagno, tipo, guarda questo. Questo mamma qui. Mamma mia, no, tipo, mi immagino la mattina che mi sveglio, vado lì, mi guardo. Oh mio Dio, che bello. Un raggio di sole. Oh, che meraviglia. Allora, dunque, ti faccio vedere. Allora, per il bagno io avevo pensato questa doccia ad angolo è la mia preferita. Però per te stavo pensando qualcosa di un po' più interessante. Allora, tipo questa vasca. Abbiamo oddio, questa. Io sì, che poi te l'avevamo detto per la vista mare, che bello. Esatto. Allora, abbiamo questa qui che è un po' più squadrata e abbiamo questa che è un po' più tipo stile vittoriano, capito, con la doccia a telefono. Vittoriano mi convince. Non ti convince? No, mi convince. Allora andiamo di questa qui. Poi abbiamo allora dunque il lavandino. Dunque possiamo utilizzare questo qui che è qualcosa di molto semplice in realtà. Questo qua mi piace. Allora, poi abbiamo il bagno, una cosa normale. Abbiamo i bidet, che è una cosa che è rara. Quindi, ma mamma mia, io lo voglio palesemente. Prendiamo, non so se, tipo, Alex non lo voleva e ne sono certo. No, ti preoccupare. Però io lo voglio. Qui abbiamo diversi tipi di doccia. Abbiamo questa, che secondo me, considerando l'angolo della doccia che avevi, questa è perfetta. Gigantesca poi. Esatto. Altrimenti abbiamo queste qui che hanno la cabina, ma siccome tu la cabina ce l'hai già costruita, non credo che serva, quindi prendiamo questa. Esatto, tipo, va bene quella allora. Ok, perfetto. Poi abbiamo un po' di cosine tipo porta a rotolo. Wow. La seconda mi sembra molto tipo carina, dorata. Ok, mi piace, prendiamo questa. Poi qui abbiamo la lavatrice, il ferro da stiro. Io non so se ho tanta voglia di stirare, però se vuoi prendilo. Lo lasciamo fare a qualcun altro in casa. Esatto, allora, brava. Voglio questo qui, mi piace tantissimo per metterci gli asciugamani e le cosine interessanti. Poi abbiamo, oh, questo mi piace, sì. Il termosifone per fare un bel bagnetto tutti caldi. Oddio, ecco, sì, ti prego, già mi sento rilassato a casa. Allora, gli specchi ne prendo un paio che non si sa mai. E prendiamoci anche questo, ok. Quel bagno sarà... specchi in tutta la casa. Mamma mia, allora, lascia stare... Sarà una cosa che ti farà commuovere. Io qua riempio il carrello. Ecco qui. Inizia ad essere un po' pesante. Ok, qui abbiamo anche il pianoforte a coda in caso. Ok, sì, questo è molto carino. Ok, prendiamo il pianoforte a coda. Ma dov'è? Ma poi quel lampadario.
Oddio, il lampadario è una cosa fenomenale. C'è il reparto luci alla fine, che è una cosa, mamma mia, che ti fa venire da piangere. Allora, ho preso questo, prendiamo questo, ecco qua. Ne ho presi tre, oh mio Dio, ne metterò uno a casa mia. Guarda, perché non ce l'ho. Bastano, tranquilla, non c'è bisogno. Allora, qui abbiamo la tela per dipingere, se oddio, ti interessa. Oddio, allora, la aspetta, tela per dipingere. Allora, seguimi che ti faccio vedere tutto il reparto artistico. Qui ti interessa qualcosa dei giochi? Abbiamo questi qui dove giochini potrei... no, non ci tengo. Ok, perfetto, andiamo avanti. Allora, qui abbiamo lecca lecca. La voglio. Caramelle. Caramelle, prendiamo le caramelle. Allora, vediamo un po', qui abbiamo il reparto bar. Questi mi piacciono però. Prenderò un paio di questi con un paio di questi qua. Ok, perché voglio fare immagino un angolo bar. Immagino i bei drink con gli amici, mamma che bello. Bravo, esatto. Allora, mettiamo anche quest'angolo bar. Vieni con me che ti faccio vedere. Allora, abbiamo... qui abbiamo tutte le cose a livello artistico, tipo questa tela gigantesca. Ma quanto è bello! Ok, prendiamo questa tela che è molto bella. Poi abbiamo le statue, se per caso ti interessa. Oh mio Dio, questi quadri. Dammi un po' di quadri. Ecco ma qua. Ma sai che quasi quasi più che le statue vorrei quegli gnomi da giardino e quei fiori? Allora, gli gnomi da giardino hanno riscosso un successo che tu non hai idea. Ma sono bellissimi. Ok, prendo anche la fontanella perché è molto graziosa. Ecco qua, la cassetta delle lettere. Oh, la tendina, la tendina. Oh, ecco questa parte. Ti questo, guarda, ti direi quasi di prendere tutto. Allora, qui abbiamo dunque gli asciugamani da spiaggia, le sdraio. Anche l'ombrellone. Sono tutte mie perché, guarda, se qualcuno vuole stare nella mia spiaggia deve pagare. Ok, poi metto anche qualche cocktail o roba del genere. Mi sto riempendo le tasche che non hai idea. Poi, dunque, qua mi sa che abbiamo preso tutto. Sì, possiamo passare oltre. Seguimi pure. Allora, qui abbiamo subito, ti seguo. Cose da giardino, un po' più tipo campeggio, non so, mi sembra che tu sei un po' più per no, la vita tranquilla. No, questo qua non mi ispira tanto. Ok, vuoi un'amaca? Oh! Il cestello. Ti prego. Sì. Oddio, pure il cestello. No, vabbè, prendilo. Allora, l'amaca, prendiamo questa di qua o questa di qua? Questa, la prima, quella qua sotto. Ok, prendiamo questa qui, ne prendiamo una che... ok, ci siamo. Poi cos'altro abbiamo qui? Allora, qui abbiamo già preso gli asciugamani. Oh, c'è il dondolo. Ma mi piace, sì, una piccola altalena dondolo, bella. A me piace tantissimo, mamma mia. Ok, prendiamo anche questo. Qui abbiamo forni, fontanelle, poi... un barbecue, magari lo prendo perché mi piace cucinare fuori. Ok, prendiamo il barbecue che ci sta, ecco qua. Poi fontanelle le abbiamo già prese, vero? Oh mio Dio, guarda questo vaso. Lo voglio. Troppo carino. Allora, ne prendiamo tre. Perché voglio arredare un pochino anche. Avrò tantissimi vasi e fiori. La fontanella l'ho già presa, vai tranquillo. Ti serve una carriola? In realtà no. No, non mi okay. piace, è un po' rozza. Casette per gli uccelli o gabbiette per gli uccelli? Sì, per la natura, mi piace. Ah, questa qui? Sì, quella. Ok, prendiamo questa qua. La prendiamo, ok, ci siamo. Poi abbiamo un pupazzo di neve. Vuoi uno spaventapasseri? No, non mi piace, mi mette okay. paura la sera. Credo che ci siamo, credo che abbiamo preso tutto quello che abbiamo fatto di già. I fenicotteri. Ah, fenicotteri. Sto prendendo fenicotteri come se non ci fosse. Ne prendo anche un altro. Ok, perfetto. Credo che ci siamo, credo che abbiamo preso abbiamo tutto preso quello che ci serviva. Abbiamo preso tantissima roba. E non ti preoccupare che avrai la casa più formidabile del mondo. Quindi ora, lasciami pure il carrello. Tu inizia ad avviarti a casa. E non ti preoccupare che quando tornerai, mamma mia, sarai sorpreso. Non avevo mai fatto così tanta spesa prima d'ora, ma sicuramente ne valsa la pena. E quello di cui mi voglio occupare in questo momento è di sistemare innanzitutto la serra di Stré, perché veramente abbiamo preso un sacco di cose, sia per la serra che per il giardino che per la spiaggia, anche perché insomma non è da tutti avere una spiaggia privata, eh. E Stré da questo punto di vista è stato molto molto fortunato. Oh! Questa stanza me l'ero dimenticata. Mi sa che ci vengono addirittura due bagni in questa casa. Buono. Allora, partiamo inizialmente. Dunque, io direi di occuparci direttamente della serra, perché qua ci vuole assolutamente una bella sistemata. Allora, innanzitutto penso che cominceremo con queste, che sono veramente adorabili. Oltretutto ho dimenticato anche gli attrezzi. Guarda come sono sbadata. Allora, vorrei sistemare un pochino la casa di Stré con un sacco di piante. Infatti ne ho comprate di tutti i tipi, veramente qualunque forma e dimensione, abbiamo di tutto. Qua voglio innanzitutto sistemare un pochino togliendo
tutta questa erbaccia qui, perché insomma, per carità, è carino, tutto quello che vuoi, però insomma, via, 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 perché voglio mettere questi. Questi sono veramente bellissimi. Allora, io mi disposto qua col dolly, ecco qua, dollino, ecco qua, perfetto. Allora, la particolarità di queste pareti con i rampicanti è che possiamo appenderci qualunque tipo di pianta vogliamo. In particolare io voglio sistemare dei vasettini di fiori molto colorati. Allora, tipo qui abbiamo le piantine, che anche sono molto graziose. Qui abbiamo i fiorellini, però abbiamo anche i bonsai. Oddio, guarda quanto è carino! Qua abbiamo altri fiori. Oh, una pianta carnivora. Allora, secondo me la pianta carnivora è molto carina. Qui abbiamo altre piantine. Insomma, abbiamo un sacco di combinazioni. Questo mi piace, che ha questa bella peonia e ha anche questa bella piantina carnivora, che secondo me a Stre piacerà un sacco. Qua sbarchiamo, voglio togliere anche questa parte di qua, perché voglio mettere l'altra parete qui, anche perché oltretutto la cosa carina è che queste si vedono bene anche dall'esterno, se non sbaglio. Sì, si vedono bene anche dall'esterno. Allora, dunque, la piazziamo qua, bella centrata così. Infatti io sto pensando che quasi qua... Oh, questa la spingiamo così, perfetta. Allora, sto pensando che magari potrei spostare... Ma secondo voi, se io faccio così... No! Ok, dovrò andare a riprendere un alveare per Stre. Ops, ok. Allora, sono in debito con Stre di un alveare, ma lo sistemerò, non vi preoccupate, ne andrò a prendere uno. Qui la possiamo mettere... Che bello, ignora completamente tutte le... Oh, che bello, anche se c'è la trapdoor posso metterci, perfetto. Allora, dunque, qua voglio mettere i fiorellini. Qua voglio rimettere un'altra volta la pianta carnivora. Dov'è? Eccola qui, perfetto. E secondo me, se mi ci scappa, io ne prenderei anche un altro paio di queste qui, perché sono veramente molto carine. Tipo ne metto una qui o una lì, insomma, mamma mia, possiamo fare quello che vogliamo. Poi abbiamo, allora, abbiamo diverse piantine e io vorrei sistemarle tipo così. Allora, se io tolgo questi, che per carità sono molto carini, molto graziosi, li mettiamo di fuori. Ma se io metto queste e faccio così, ecco qua, allora noi abbiamo, dunque vediamo un po', ok, bello, mi piace, anche questa molto carina. Oh, oddio, questa è carinissima, aspetta, vediamo se c'è un cactus, il bonsai, che carino. Ok, allora mi piace tantissimo così. Direi di togliere anche questi due, ecco qua, via, questi fiorellini qua, e mettiamo questi, uno e due, e mettiamo allora dunque, oh, questa è bellissima, la pianta carnivora, oh sì, ok, perfetto, perfetto. Allora dunque qua togliamo questa, che non la voglio, e qua metteremo un alveare, di qua metteremo l'altro, che io vorrei tanto togliere, ma voglio romperlo, ok, e voglio mettere anche un paio, dunque... sistemiamo i fiorellini così. Tipo mettiamo questo qui, questo lo mettiamo qua nell'angolo. Qua mettiamo un paio di tulipani. Qua mettiamo questo, sì. Mettiamo anche un tulipanino qui. Un altro tulipanino lo mettiamo qui. Un altro questo lo mettiamo qua, perfetto. Allora dunque, abbiamo queste piante qui. Possiamo metterne una, ad esempio la possiamo mettere qua. Vediamo un po' quale abbiamo. Ah, questa serve direttamente la sega. Allora sistemiamo con la sega. Allora, questa qui, visto che è con... Vieni qua. Oh, porca miseria. Vieni qua. Allora, se io la metto qui... Ti prego, dimmi che posso metterla qui. Perfetto. Allora, la metto qui, così effettivamente si vede che è stata, come dire, coltivata. Oh mio Dio! L'ha fatto davvero? Oh mio Dio, la pianta carnivora si è mangiata la mosca! Oh mio Dio! Ok. Ok, questa cosa piacerà molto, spero che piacerà molto a Stre. Aiuto, si è mangiata la mosca. Allora, mettiamo anche queste, perché una serra non è una serra senza le piante appese. Quindi metteremo una qui, mi piace. Una la mettiamo qua, nella parte un po' più bassa così. Ok, vediamo un po', allora. Anche questa è carina, anche questa è carina, vediamo un po'. Allora, vediamo se si può cambiare colore, ti prego, dimmi che si può cambiare colore. Non si può cambiare colore al fiore, però si può cambiare colore al vaso. Quindi facciamo così. Allora, dunque, qua cambiamo, mettiamo quest'altra pianta qui. La vorrei spostare più centrale, tipo vieni qua, perfetto, mi piace.
La lasciamo bianca, poi voglio la chiave inglese per ruotarla un pochino. La facciamo di così, un po' di più così. Perfetto, perfetto, qua la giriamo un po'. Ok, allora secondo me così ci siamo. Oddio, è perfetta. Mi piace tantissimo. Uno gnomo lo voglio mettere proprio qua dentro la serra, lo metto qua. Tipo quello con la carriola. Eccolo qui, che carino. E lo giriamo così, perfetto. Allora, secondo me è adorabile già così. Ne mettiamo un altro qua. Tipo questo qua. No, quello sul fungo no. Mettiamo questo qui con la pala, che è girato verso le piante così. Mettiamo il terzo vicino al dondolo. Lo mettiamo qua. Aspettate, un po' più di qua. Di qua. No, di qua. Vieni qua, vieni qua. Perfetto. E lo mettiamo qui. Ecco qua, perfetto. E lo giriamo così, che carino. Ok, perfetto. L'esterno è praticamente pronto e adesso vado a lavorare all'interno. Benvenuti a Villa Strecatto. Finalmente sono riuscita ad arredarla tutta. Ci è voluto un bel po', anche perché era molto più grande di quello che sembrava. Ma adesso vi faccio fare un bel giro turistico. Innanzitutto partiamo dall'esterno, dove abbiamo la classica cassetta delle lettere, questa volta viola, queste meravigliose tendine, più il campanello e il tappetino con i fiorellini. Qui nella prima aiuola abbiamo la fontanella per gli uccellini, molto bella, guardate che meraviglia. I fenicotteri, che sono fondamentali, questo bellissimo vaso di fiori buttato un po' per terra, la lasciamo perdere, e questo bellissimo cupido che Strecatto aveva veramente adocchiato e quindi l'ho messo, ed è veramente molto carino effettivamente. Ora andiamo a vedere, prima di andare a vedere l'interno, l'esterno, perché gli ho dato una piccola ritoccatina. Allora, cominciamo dalla spiaggia. Qui in spiaggia, oltre ai vari asciugamani eccetera eccetera, ho messo anche le sdraio. Molto carine queste sedie. Ho messo qualche sdraio bella lunga qui con i suoi cocktail, ognuna con il suo. Questo bellissimo castellino di sabbia. Poi abbiamo questi bei... Chi è? Cara, e questa patatona, e ciao amore, e che bellina questa patatona, e ti devi uscire, no? Puoi stare con mamma. E continuiamo così. Allora, abbiamo questi bellissimi ombrelloni, ognuno con il suo cocktail, e adesso arriviamo in giardino. In giardino abbiamo questo bellissimo fichinottero, molto carino. Abbiamo un'altra fontanella per gli uccellini. Qui abbiamo l'angolo barbecue con questa bellissima tavola imbandita e questa meravigliosa gabbietta per gli uccellini con le piante che Stre ha scelto personalmente. Qui abbiamo altri vasi con fiori. Abbiamo la bellissima amaca, viola ovviamente, il dondolo con lo gnomo sopra il fungo, che è molto molto grazioso. E adesso andiamo a vedere il pezzo forte del giardino, ossia la serra. Allora, innanzitutto ho piazzato questi bellissimi cupido agli angoli del tetto, una a destra e una a sinistra. Qui abbiamo i vasi con i fiori, che sono a terra, molto carini. Ho appeso anche una pianta con i fiori fuori, perché anche quella fa molto scena, e l'interno è qualcosa di veramente assurdo. Ho messo, allora, innanzitutto qui ho cambiato i tavoli per le piante e ho sistemato bene tutte quante le piantine, compresa quella che mangia le moschine. Qui ho messo anche un bel innaffiatoio, perché fa sempre comodo. Abbiamo anche qui tutte le piantine migliori che sono riuscita a recuperare. Ho messo qui appese tutte le piantine con le pareti, con le foglie, a coprire le finestre, che sono molto carine. Guardate, gnammete, che carina. Poi ho messo questi due gnomi, uno a destra e uno a sinistra, eccolo qua. E questo bellissimo poster con l'ape che dice no honey, no money, no, no money, no honey. Una delle due, perché non si capisce. E i due bellissimi alveari, che sono una a destra e una a sinistra, pronti ad accogliere le apine di Stre. Più alcune piante appese, così per riempire ancora di più la serra. Ma ora arriva veramente la parte più interessante, ossia l'interno. Entriamo dalla porta sul retro, dove c'è un altro bel tappetino. Qui abbiamo il garage e arriviamo in salotto. Allora, il salotto l'ho organizzato in questo modo, con il divano, una poltroncina, questo bellissimo orologio a pendolo, che però non è antico ma più sul moderno. Abbiamo questo bellissimo televisore con questo mobile con un bel mazzo di fiori. Abbiamo le casse,
e abbiamo questa bellissima teca in vetro dove ci sono dei libri e delle fotografie. Poi abbiamo qua l'ingresso dove abbiamo due pendiabiti, il portaombrelli e ovviamente un bello specchio, così uno prima di uscire si specchia e si dà un'occhiatina per dire sono a posto? Sì, sono a posto. Poi abbiamo la cucina che Stremi ha detto di tenerci particolarmente. Allora ho creato questa cucina sui toni del bianco, ognuna con questi bellissimi ripiani, con tutte le cosine, la tegliera, il frigorifero, molto carino. E ho messo stavolta una bella penisola con la lampada dove Stre prepara le sue magnifiche colazioni e anche le merende con il tè. Io ho messo i pancake perché veramente io vado matta per i pancake e quindi ho scelto i pancake. Qui abbiamo la sala da pranzo con il camino, ovviamente acceso, e le fotografie. E abbiamo questa bellissima tavola imbandita pronta per l'ora del tè con pasticcini e anche qui i pancake perché invitata ci sono io, yeah! Poi abbiamo il bar, perché questa stanza mi ero dimenticata che ci fosse. E all'inizio avevo pensato di metterci un bagno, ma poi ho detto no, mettiamo l'angolo bar, perché Stre così può preparare dei magnifici cocktail per i suoi invitati, ascoltare della buona musica e oltretutto ho trovato queste bellissime stelline da applicare sulle pareti che sono veramente graziose. E quest'angolo è veramente bellissimo, mi piace un sacco, ho anche sondato un pochino la parete per farlo e sono felice di averlo fatto. Poi passiamo al piano di sopra, che è anche questa una meraviglia. Allora, innanzitutto arriviamo a questa, che è la sala arte, con un bel pianoforte a coda, questo meraviglioso quadro che è veramente bellissimo, queste due poltrone comodissime e questa tela pronta per essere dipinta. Poi abbiamo a destra la cabina armadio, che è veramente bellerrima, con questi ripiani. Poi abbiamo le grucce, abbiamo anche questa bellissima cassapanca, più una bella poltroncina così uno si può sedere, contemplare la meraviglia, più uno specchio. Poi abbiamo il bagno, da questo lato abbiamo tutti i sanitari, dall'altro lato abbiamo due lavandini, più una bellissima cascata con ninfee, più due bei ripiani per appoggiarci tutte le cose che servono in bagno, più l'angolo vasca più doccia con le tendine. Abbiamo qua dei bellissimi termosifoni che sono molto particolari, mi piacciono. Qua abbiamo la vasca, qua abbiamo la doccia che piove sul boh, non lo so, però vabbè, la doccia diciamo che è una cosa che ho qualche dubbio a riguardo, però vabbè. E abbiamo la vasca con il cocktail, come avevo promesso a Stre. Questa vasca c'è, cioè, veramente qualcosa di meraviglioso. Ora che l'ho scoperta la userò ovunque. Comunque proseguiamo per l'ultima stanza, ma ovviamente non la meno importante. Questo pianoforte è veramente bellissimo. Comunque l'ultima stanza è la camera da letto di Stre, che è veramente organizzata con tutto. Abbiamo la specchiera molto carina con un bellissimo mazzo di fiori, abbiamo questo bellissimo quadro dell'Ender Dragon che è veramente molto wow, abbiamo il bellissimo letto a baldacchino, veramente meraviglioso, abbiamo un altro comò con il pettino farfalla che anche questo avevo promesso a Stre, più dei bellissimi pacchi regalo che aspettano il proprietario di casa in camera da letto. E credo che con quest'ultimo specchio, ovviamente perché la casa è piena di specchi proprio come mi aveva chiesto Stre, e la cassaforte con tutti i piccoli segretini di Stre, e con questi ultimi dettagli credo di avervi fatto vedere tutta quanta la casa di Stre. Io spero tanto che vi sia piaciuta, che piaccia a Stre, perché veramente ci ho messo tantissimo, stavolta è stato veramente complicato. Fatemi sapere chi potrebbe essere l'ospite del prossimo episodio, chi sarà il prossimo ad avere la casa arredata da me, fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio ancora tantissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!